Bonjour ragazzi, bonjour ragazze, bonjour mia family, sono appena tornata a casa perché ho dormito da The Mails questo weekend che era il nostro compleanno, il suo il 13, il mio il 14 come sapete, e quindi abbiamo festeggiato assieme. Gatto Denver non è per niente contento che io sia stata via, in realtà sono tornata anche ieri, sono stata un po' con i gatti, quindi non siete stati proprio da soli tutto il weekend, Gatto Denver, però Gatto Denver è molto drama queen, comunque mi sono completamente bagnata tutti i capelli perché fuori c'è il diluvio universale, ragazzi. Mi sono portata dietro anche il trolley per stare solo tipo 2 notti da The Mails, però era troppo comodo. E sì, Gatto Denver, bisogna subito andare a salutare Gatto Denver, che già gli ho dato 500 bacini, tanti baci, e l'ho preso in braccio, me lo sono coccolata, ma lui non è assolutamente mai soddisfatto. Lo so che vuoi uscire, Gatto Denver, ma c'è il diluvio universale. Qui c'è Gatta Stellina. Ciao! Ho giocato un po' con Gatta Stellina, ma ha ancora voglia di giocare, mi sa. Gatta Stellina, questi slanci di energia che ci sono raramente, ma ci sono. Ma ci sono! E quando ci sono gli slanci di energia, Gatta Stellina non la ferma nessuno. Ecco, questo è il tempo fuori, ragazzi. Il diluvio universale, come vi dicevo. Ho aperto giusto un pochino per far entrare un po' d'aria, ma questa è la situation in questo momento, quindi Gatto Denver non puoi uscire. Non puoi uscire, non lo vedi come diluvia? Non lo vedi come diluvia? Sì che lo vedi. Dove vuoi andare? Un gattino tutto bianco che si bagna. No, Gatta Stellina, non ti ci mettere anche tu. Adesso non potete uscire. Se smette di piovere vi faccio uscire. Mi manda a quel paese Gatta Stellina a volte, io ne sono certa. Che purtroppo in realtà io pensavo i gatti avranno il giardino e zampetteranno fuori, saranno contenti. In realtà succedeva in estate, ma da quando è arrivato l'autunno e piove praticamente ogni giorno, a parte ci sono stati 2 o 3 giorni in cui non è piovuto, ma per il resto piove ogni giorno e quindi i gatti non riescono a stare tanto all'aperto, neanch'io in realtà. Siamo a casa e spesso guardiamo il diluvio universale fuori, che però fa tanto atmosfera, cioccolata calda, copertina, film. Comunque io adesso mi darò una sistemata ai capelli, oggi appunto è domenica, quindi a parte lavorare al computer non ho tantissimi programmi, sto organizzando un po' i video della settimana. Sto organizzando un po' le cosine che dovrò fare anche per il trasloco, perché non dimentichiamoci che ho un trasloco che non è proprio imminente, ma quasi, praticamente. Potrei anche dirvi la data, ragazzi. La data ufficiale del trasloco è, rullo di tamburi, il 28 dicembre. Allora, questo significa che il 28 dicembre tutto deve essere pronto, quindi ho un bel po' di tempo. Avevo comunque un mese di calendario, come si dice? Calendar month, sì, sarà uguale in italiano, un mese solare, no, come si dice? Oddio, non mi ricordo, boh, avevo un mese di preavviso per andarmene da qua. Questo significa che dovevo dare questo significa che devo dare preavviso prima del primo del mese dopo e non posso andarmene prima della fine del mese dopo. Questo significa che dando preavviso adesso, qualche giorno fa, io posso uscire da questa casa il 31 di dicembre. Quindi il 31 di dicembre consegnerò le chiavi, ma io appunto inizierò il trasloco il 28 perché mi servono almeno 3 giorni. 4 o 3 giorni per appunto traslocare, eccetera. Lunedì, domani, ho il primo sopralluogo della ditta di traslochi, quindi vedrò che prezzo mi fanno, se voglio fare il trasloco con loro oppure no, vedremo. Quindi non è una cosa imminente, nel senso che devo fare tutto molto in velocità perché tra 10 giorni devo traslocare, assolutamente no, però il 28 dicembre non è poi così lontano e quindi io praticamente a Capodanno sarò in casa nuova, cioè il giorno prima praticamente sarò sistemata, credo. Forse riuscirò il 20, no, il 30, forse riuscirò il 30 già ad essere sistemata in casa nuova, se no il 31, però praticamente Capodanno nuovo in casa nuova, tra gli scatoloni. Questo è tipico, tipico di Nicole. Comunque nel frattempo sono usciti altri problemi in questa casa, sempre strutturali, proprio di, secondo me, di costruzione o
di acqua. Infatti, mamma mia, ragazzi, quando sono arrivata e ho visto che sta diluviando, ho una paura che ricominci a piovere in casa, che non avete idea. Comunque sono spuntati altri problemi in questa casa, quindi sono contenta di andarmene perché non mi va veramente di stare dietro ai problemi strutturali di una casa che non è mia. Quindi, mentre a casa mia, quella mia di proprietà, non ha mai avuto nessun tipo di problema, quindi non vorrei mettermi appunto a stare dietro a case che non sono di mia proprietà, ma la prossima casa sarà comunque in affitto. E mentre starò lì vedrò un attimino di cercare una casa proprio da acquistare. Quindi, perché me l'avete chiesto in tanti, però per adesso voglio un attimino ancora vedere, anche per decidere un po' la zona dove voglio stare prima di acquistare. Cioè, ho bisogno di pensarci tantissimo e penso di aspettare il 2021 per acquistare, perché i prezzi degli immobili ad Amsterdam sono sempre in salita. Prima del coronavirus i prezzi degli immobili sono saliti del 9% l'anno prima, mentre adesso con il coronavirus sembrano stabili, non in calo ma stabili. Però appunto parlando così, eccetera, informandomi, eccetera, sembrerebbe che forse nel 2021, forse, scenderanno un pochino i prezzi degli immobili e quindi penso che come momento storico sia tipo il momento migliore perché non c'è mai stato tasso di interesse più basso storicamente da un sacco di tempo e se scendono i prezzi degli immobili sicuramente acquisterò appunto nel 2021. Quindi mi sto informando anche su quello, ragazzi. In realtà io faccio un sacco di cose dietro le quinte, poi tante cose ve le dico solo al momento in cui praticamente sto per concludere qualcosa, però mi sto muovendo in tanti sensi, diciamo così, ragazzi. Mamma mia, si vede proprio che è stato il mio compleanno, quello di The Maze, e avevo mangiato un sacco di schifezze e trac, subito brufolette. Infatti oggi relax totale, ragazzi. Faremo solo skincare, haircare. E basta. E c'è. Ah! Ho un film horror che mi ha consigliato uno di voi su Instagram da vedere, che mi incuriosisce tantissimo. Quindi, e vai! Film horror per me. Tempo così, con questa pioggia torrenziale. Cielo grigio, scurissimo, che praticamente. Forse così riuscite a vederlo meglio, ok? Che sembra praticamente notte anche all'ora di pranzo. E freddo e vento, secondo me, è proprio tempo appunto da divano con copertina calda, qualcosa di caldo e film horror. E calze rigorosamente quelle buffissime. Dai, tra l'altro, ragazzi, non so cosa fare con l'albero di Natale perché dovendo traslocare il 28 di dicembre, io non voglio assolutamente non fare l'albero, perché per me l'albero è un'istituzione, cioè per tutti penso, non posso non fare l'albero, già mi manca non avere il presepe, io devo farlo. Quindi stavo pensando, come posso fare? Cioè, il 15 di novembre sto già pensando, però ragazzi, io vorrei fare l'albero già adesso, quindi molto probabilmente lo farò prima quest'anno, ok? Perché io voglio avere l'albero prima, non so perché, che cosa mi sia preso quest'anno, forse sarà l'aria dei paesi nordici, qui non lo so, ma mi ispira tantissimo, voglio fare l'albero prima quest'anno, quindi stavo pensando di farlo prima. E poi di. Io sono matta, lo so, però ho visto questa cosa, non so dove. Praticamente ho intenzione di avvolgere completamente l'albero fatto con del cellophane, tipo, ok, completamente avvolgere con tutti i gingilli, con tutte le palline, ok, palline, come sta, così come sta, con le decorazioni. E poi ho intenzione di portarlo direttamente in casa nuova, così come sta, e di togliere tutto l'imballaggio, insomma, togliere il nastro trasparente. E avere direttamente pronto l'albero in casa nuova. Che cosa vi sembra come metodo? Perché altrimenti De Benza mi diceva: ma no, Nicole, vabbè, ma tanto scusami, tanto il 28 di dicembre, tra il 29 di dicembre, poi quando ti trasferisci, beh, lo metti via l'albero. Io, ma come, scusami, cioè l'albero deve restare fino al 6 di gennaio per forza, io prima del 7 non posso metterlo via. E lei mi ha ricordato che me l'ero dimenticato questa cosa. Lei mi ha ricordato che qui il 6 di gennaio non si festeggia assolutamente nulla. Infatti, l'albero loro lo tengono solo fino a Capodanno e poi il 1° di gennaio basta, lo mettono via. Che è una cosa che non ho mai compreso perché, cavolo, puoi farti un'altra settimana con l'albero, no? Cioè, ci sono i re magi, no? Qui non esistono, qui non so perché poi lo tengono allora dopo Natale, cioè così, è Capodanno, poi basta. Il 1° di gennaio infatti passeggi per Amsterdam ed è pieno di alberi di Natale purtroppo veri,
accatastati vicino all'immondizia, praticamente sulla strada, che anche questo non capisco perché non, io preferisco onestamente l'albero quello di plastica. Voglio sapere quanti di voi faranno l'albero e hanno quello di plastica riciclabile, diciamo, nel senso che ogni anno utilizzate lo stesso, invece quanti di voi prendono un albero vero? Sono naturalmente belli gli alberi veri, però io penso sempre che siano più belli vivi, cioè tipo boh. Ho preso in braccio il gatto Denver che non la smetteva di piangere, adesso sono piena di peli. Comunque ragazzi, mi ero ripromessa di dirvelo subito, scusatevi, ma grazie, grazie di cuore per i tantissimi messaggi di auguri che mi avete mandato per il mio compleanno. Non so veramente cosa ho fatto per meritarmi di avervi nella mia vita, quindi grazie, 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 perché tanti di quei messaggi avevano delle bellissime parole, quindi... Cosa c'è? Cosa c'è? Cosa c'è? Anche Gatta Stellina voglio ringraziare. No, mi ha fatto super piacere, mi sono svegliata il 14 novembre, cioè ieri mi sono svegliata e ho trovato tantissimi messaggi privati, commenti, una cosa indescrivibile, infinita, quindi grazie, grazie, grazie. E adesso ragazzi andiamo a dare una sistemata a questi capelli, vado a fare la doccia. Vi faccio vedere anche tutte le cosine che userò sia per la hair care che per la skin care, perché oggi faremo una skin care speciale che faccio quando ho imperfezioni varie e devo ricorrere ai metodi, a rimedi estremi, diciamo, per far sparire questi brufoli. Ho sistemato nel frattempo tutte le cosine, ho azionato il robottino aspirapolvere, ho messo su due lavatrici e ho sistemato tutte le cosine fuori dalla valigia, quindi ho messo a posto tutta la casa, perché non sopporto, se c'è una cosa proprio mia, che non sopporto avere la casa in disordine, chi mi conosce lo sa bene, quindi proprio una cosa che, a cui tengo tantissimo, avere la casa sempre in ordine. Poi come potete vedere ho fatto la doccia, ho lavato i capelli, adoro la sensazione dopo una doccia super profumata e rilassante. Adesso comunque vi faccio vedere i prodotti che ho utilizzato per la hair care e sono qui questi. Se mi seguite su Instagram li conoscete già, sono di questo brand che si chiama Mermaid and Me e ha tutto prodotti con ingredienti naturali, vegani e cruelty free, e lo shampoo ed il balsamo che sto usando sono fortificanti, perché mi sono resa conto che è importante anche rendere i miei capelli più forti perché sono molto sottili, e quindi uso appunto shampoo e balsamo della linea Power Papaya. E poi invece come maschera, anche questa, se mi seguite su Instagram trovate il link qua sotto nel box informazioni, se mi seguite su Instagram la conoscete perché è la mia maschera preferita in questo periodo, perché è molto nutriente, non è solo idratante ma è super nutriente, mi lascia i capelli morbidissimi, ne basta molto poca tra l'altro, quindi dura anche parecchio. Ho notato questa cosa, che con altre maschere tendo ad usarne di più, questa è super concentrata, super nutriente, quindi ne basta poca. E questa la consiglio in particolare a chi ha i capelli molto secchi, sfibrati, con doppie punte, colorati. Invece la linea alla papaya, che è appunto per fortificare il capello, va bene per qualsiasi tipo di capello. La maschera io la consiglierei appunto di più a chi ha i capelli molto secchi, ha bisogno di tanto tanto nutrimento e idratazione. Io che vi posiziono sempre nei posti meno sicuri, meno opportuni per la mia videocamera, mi raccomando state fermi che se vi muovete troppo cade, precipita. Allora ragazzi, dopo che ho fatto shampoo, balsamo e maschera, e ogni volta che lavo i capelli, 3 volte a settimana, uso sempre sempre sia il balsamo che la maschera per nutrirli, vado sempre ad applicare per un altro prodotto prima di asciugarli. Vi faccio vedere il prodotto, sono queste gocce, sto usando ultimamente, mi stanno piacendo molto, infatti sono a quasi a metà, non so se riuscite a vederlo, comunque sì, sono quasi a metà, da qua riuscite a vederlo. E queste sono le Coconut Bay Hair Oil, è un olio per capelli, appunto sono delle goccine che vanno ad idratare ulteriormente i capelli, e sono sempre di questo brand Mermaid and Me, come sapete è già da un po' ormai, non ne servono tantissime se avete i capelli sottili e corti, perché sono super nutrienti, e vado a stenderle su tutte le lunghezze, ma non sulla cute, perché lì non ho bisogno di tantissima idratazione, perché sulla cute tendo sempre ad avere i capelli un pochino più grassi. Sì, i miei capelli sono molto molto particolari. Ok, capelli asciutti, sono super 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 morbidi, io adoro la maschera, I love, la adoro. Adesso solo uno step prima di aver finito, che in realtà se dovessi uscire e volessi usare la piastra per fare appunto le mie solite onde, andrei ovviamente ad applicare termoprotettore, poi il fissante eccetera eccetera, ma visto che oggi non fermo niente di tutto ciò perché stiamo a casa, vado solo ad applicare ancora 1 o 2 goccine per come step finale. Ne metto di meno quando ho i capelli asciutti
Insisto sempre sul ciuffo perché è quello che si rovina di più, questa parte di capelli, forse perché è la parte di capelli che tocco di più, perché mi tocco spessissimo, troppo spesso i capelli, me lo dice sempre il mio parrucchiere, quindi so che questa zona è un pochino più delicata e quindi insisto un pochino di più con i prodotti nutrienti idratanti appunto sulle zone più problematiche. E poi quello che mi rimane, e c'è ancora un minimo minimo minimo, vado invece ad applicarlo sulle radici e questo mi aiuta a tenere a bada i baby hair, cioè tutti quei piccoli capelli che stanno drizzati in su praticamente, così almeno si vedono un pochino di meno, ma non è un prodotto che va a rovinarli, non è una lacca, quindi è nutriente. Ok ragazzi, la nostra hair care è completata per oggi, vi lascerò come sempre il link a Mermaid & Me qua sotto nel box informazioni se volete acquistare qualche prodotto, poi fatemi sapere come vi ci trovate, come sempre che sono curiosa. E adesso ragazzi passiamo alla skin care. Prima però vado a lavare le mani perché può sembrare scontato, però so che molti non lo fanno, cioè magari dopo aver applicato un sacco di prodotti sui capelli e quindi le mie mani hanno ancora residuo dei prodotti che ho utilizzato, poi vanno a fare la skin care ed è sbagliatissimo perché tutti i prodotti oleosi, super nutrienti che vanno molto bene, fanno molto bene ai capelli, però non li voglio sul viso perché sul viso devo andare a fare un altro tipo di trattamento, quindi laviamo le mani e poi skin care. Ok, adesso leghiamo i capelli, come sempre, così non ci finisce il prodotto sui capelli puliti. E adesso skin care. Allora, io ho già usato il detergente, vi faccio vedere, che qua, vi faccio vedere quello che ho usato per lavare il viso, ed è questo di Lush, è l'acqua marina. Questo è un detergente che io uso da tipo 8 anni, una cosa del genere, ho sempre amato questo detergente, nonostante io poi nel tempo ovviamente me ne arrivino tantissimi, quindi testo sempre tantissimi detergenti, ogni tanto mi ritrovo a tornare ad acquistare lui perché è fantastico. Allora, è un detergente che io consiglio a chi ha la pelle mista o grassa, non a chi ce l'ha, anche normale volendo, magari non ogni giorno, però non secca, perché comunque tende a seccare la pelle, ma cioè non tende a seccare la pelle, toglie l'effetto unto e la purifica, però non la secca, non dà quell'effetto pelle che tira, che è un pochino troppo per la mia pelle. Ed è questo detergente che è fatto con argilla rosa e alghe, e addirittura dicono che è anche un detergente per il corpo, io lo uso solo per il viso, e mamma mia, adoro il profumo, è 100% naturale. Quindi ho lavato il viso con questo e poi vorrei invece andare ad utilizzare, non mi ricordo come si chiama questo prodotto, ma vi metterò il nome, si chiamava Nero per caso, una volta, non lo so, non ne sono certa. E questo è un sapone, un detergente per il viso che è ottimo per purificare la pelle quando abbiamo punti neri, brufoletti e ho anche tantissimi punti neri sul mento ragazzi in questo momento, quindi bisogna correre ai ripari assolutamente. E questo io lo consiglio a chi ha la pelle mista o grassa, anche in questo caso se avete la pelle secca non andrei ad utilizzarlo, se avete la pelle mista come me io lo uso solo nelle zone più problematiche perché anche per me è un pochino troppo da usare sulle guance, quindi vado ad usarlo solo su mento, naso e fronte, praticamente sulla zona T, la zona più problematica, e non uso mai la parte anteriore perché fa una specie di effetto scrub e per la mia pelle è un pochino troppo aggressivo perché ho anche la pelle sensibile, quindi devo stare attenta, uso sempre la parte appunto la parte posteriore che invece è liscia e non mi fa effetto scrub. Alla fine l'ho usato un po' anche qui sui brufoletti da questa parte e adesso vado ad usare, vado ad applicare la maschera, anche questa purificante solo sulla zona T, e vado ad usare questa che è di Dior e si chiama Hydra Life Pores Away, e questa è una maschera all'argilla rosa. In generale tutti i prodotti all'argilla rosa mi piacciono perché sono non voglio dire sgrassanti, sono ottimi per le pelli miste e grasse perché tolgono quel fastidioso effetto unto di pelle lucida, però non te la seccano eccessivamente. E vado appunto ad applicare sempre uno strato molto generoso. Adoro il profumo di questa maschera ragazzi, lo so che sono sempre lì ad annusare i prodotti che uso, ma non ci posso fare niente, più forte di me, adoro. Anche qui sul naso, ragazzi, specialmente sul mento, secondo me è la mascherina che mi fa uscire un sacco di punti neri. E quindi sto facendo questo trattamento urto parecchio
spesso ultimamente. Ok, applicata, aggiungo ancora un po' di prodotto. Adesso la lascio in posa una decina di minuti, non serve tantissimo perché si asciuga in fretta. Invece sui brufoletti, da questa parte non ne ho tantissimi, c'è qualche cicatrice vecchia perché la mia pelle è così chiara che si vedono brufoli di secoli fa, però ho qualche piccolo brufoletto, questi tre brufoletti attivi, e vado ad applicarci sopra, solo sui brufoletti, il Rose Divine di Hello Body, not sponsored ragazzi, ma questo prodotto contiene acido glicolico e acido salicilico, non mi ricordo mai il nome, comunque sono due ingredienti che contro le imperfezioni sono pazzeschi. Informatevi su, appunto, su questi ingredienti, perché per i brufoli, almeno su di me, sono portentosi, e vado appunto ad applicarlo solo qui sulle imperfezioni. Si può applicare in realtà sia su tutto il viso, qui facciamo un po' un po' generico, lo mettiamo un po' ovunque, e si può applicare appunto sia su tutto il viso che, se avete appunto tre brufoletti così come me, isolati, lo applichiamo soltanto sui brufoletti. Non penso che riusciate a vederlo in videocamera, ma mi sono vista allo specchio da vicino, ragazzi, tutti i punti neri che avevo se ne sono andati. Questa combinazione di sapone Lush e maschera Dior all'argilla è imbattibile, imbattibile, ogni volta mi stupisce. Ovviamente sono i punti neri quelli più superficiali che se ne vanno subito con un'applicazione. Se avete punti neri più in profondità, ovviamente dovete prendervi cura della vostra pelle e con costanza andare appunto a fare questi trattamenti. La cosa più importante, ricordatevelo, è di non andare a schiacciare punti neri, brufoletti eccetera, perché specialmente se avete la pelle delicata rischiate di lasciare cicatrici, e quindi anche se siamo sempre tentate di andare lì a spremere, perché lo so, io sono la prima che si guarda tutti i video del genere, i brufoli, i punti neri, vabbè, adesso lo sapete, su YouTube, ma è meglio non farlo, ok? Su di noi, guardiamo i video su YouTube, ma è meglio non andare a strizzare né brufoli né punti neri, perché i danni che vi fate sulla pelle possono anche restare, quindi è meglio avere un po' di pazienza e andare piuttosto con scrub, detergenti, eccetera, nel tempo a risolvere la situazione. Per il contorno occhi vado ad usare il mio kit Le Lift, mi sto trovando molto bene con questo kit, penso di avervene già parlato, e all'interno ci sono le bustine appunto monouso dei patch idratanti per gli occhi, e poi c'è anche il siero che si chiama appunto sempre Le Lift, è un Flash Eye Revitalizer ed è un siero per gli occhi, lo uso di giorno, non lo uso prima di andare a dormire, perché prima di andare a dormire mi piace avere una crema bella, densa, bella idratante per questa zona, però per adesso andrà benissimo, ma prima vado appunto, no, ne avevo già aperto uno, sì, eccoli, vado ad applicare i miei patch, sono molto carini, e c'è la scritta Chanel, eccola, c'è la scritta Chanel su tutti i patch. E ogni volta che applico i patch mi dite, Nicole, li applichi sbagliato, non c'è in realtà un modo per applicarli, ragazzi, come vi trovate meglio. Io li applico così perché riesco ad andare in questo angolino, in questa zona, che è sempre una zona più problematica per me, perché ho sempre occhiaie, cioè ho sempre il blu dell'occhiaia qui in questo punto, e poi mi piace appunto stenderlo con la parte più ampia verso l'esterno, così va a coprirmi tutta la zona dove si formano le rughette, zampe di gallina, roba del genere, quindi andiamo a prevenire prima che si formino, andiamo a prevenire, questo è il mio motto. E poi solo su alcune parti del viso vado ad applicare questo di Too Faced, e si chiama Hangover Good in bed, è un siero idratante, contiene vitamina B5, olio di cocco, acido ialuronico e dragon fruit, e ne prendo giusto un pochino e lo applico solo sulle zone più secche del viso, quindi qui, solchi nasolabiali da naso a bocca, parte superiore del labbro superiore, e poi tra le sopracciglia e la zona sulle sopracciglia, che come vi dicevo in un altro video, almeno mi sembra di avervene parlato di questa cosa, o ne parlavo ad un'amica, praticamente questa zona delle sopracciglia mi diventa sempre super super secca, quindi appunto vado ad idratare anche le sopracciglia, ragazzi. Massaggio per bene un pochino qui, perché questa zona tende ad essere poi un pochino secca, ok? E poi ne prendo ancora un bel po', e qui invece abbondo applicando il siero sul collo e sul décolleté,
tendiamo sempre a dimenticarci di questa zona e quindi ci tengo a ricordarvelo sempre. Collo e décolleté dietro le orecchie, ragazzi, è super importante andare ad idratare anche questa zona. Alright, adesso lascio in posa i miei eye patch e poi abbiamo fatto. Come crema corpo invece sto usando questa di Coco and Eve. È idratante, ma vi devo dire che non è proprio la crema più nutriente che io abbia mai provato. Ecco, non mi dispiace, la finirò perché sono a, sì, sono più o meno a metà vasetto, però pensavo fosse più nutriente, devo dire, questa crema. Appunto, non è male, però dopo che l'ho finita non penso che la ricomprerò. Outfit molto comodo e da casa oggi. Ho questa felpa di Too Faced che, non so se riuscite a vedere anche la scritta dietro, forse più o meno, che mi ha spedito il brand. E poi ho questo completino con pantaloni e top, è lavorato a maglie, l'ho preso su Asos, molto carino, vorrei prenderlo anche in altri colori. E tra l'altro consigliatemi se conoscete, perché vorrei prendere delle tute da casa, loungewear, però fatte in cashmere, e avevo trovato qualcosina su H&M, ma c'è poco e quasi tutto è sold out, quindi fatemi sapere se conoscete dei siti o comunque online dove posso acquistare appunto un po' di abbigliamento da casa, ma non necessariamente che sia proprio da casa, cioè comunque loungewear, quindi tutte comode però in cashmere, perché adoro il cashmere, tiene caldissimo ed è morbidissimo. Comunque non so se l'avete notato, ragazzi, ma specialmente sotto questa luce i miei capelli ormai sembrano più biondi che rosa, o comunque un po' un rose gold, non so se rifare il rosa oppure no, ma penso di sì, però forse un rosa un pochino diverso, un pochino più pastello, perché quello che avevo fatto inizialmente era quasi fucsia. Questa è la situazione, ragazzi, di me in cucina con gatto Denver perennemente dietro che grida. Sì? Io sono qui che sto svuotando la lavastoviglie, guardatelo. Denver! Mamma mia, che gatto, ma dove l'ho trovato io? Cosa c'è? Sì? Io non lo so. Noi lo sappiamo che cosa vuole gatto Denver, perché nonostante ci siano crocchette lì, lui vuole la pappa morbida. Io lo so che vuoi la pappa morbida, ma non è ancora ora, gatto Denver. Aspetta ancora un'oretta. Ancora un'oretta. Io i discorsi con gatto. Ancora un'oretta. Va bene? No, non va bene, non va bene. So che l'illuminazione qui è pessima, ragazzi, scusatemi l'inquadratura, ma mi è venuta una voglia di farmi uno smoothie, un frullato super sano, perché in questi giorni, cioè in questo weekend, tra il compleanno di Devese e il compleanno mio, abbiamo mangiato un sacco di schifezze, più la torta, dovete immaginare, che tra l'altro mi sono portata anche una fetta a casa e probabilmente sarà il mio dessert, però per adesso voglio fare un frullato proprio di quelli super creati con un sacco di vitamine, un sacco di frutta. Allora, ho messo quel poco di spinacino che avevo già nel frullatore, adesso mela verde, ho questa, direttamente tutta la bustina, pluff, nel frullatore. Poi abbiamo queste che sono delle more gigantesche, lavate, voilà, lanciamo anche questo. La frutta vado sempre abbastanza a caso in realtà. E, ah sì, ho anche banane, quindi ci mettiamo anche una banana intera, gigantesca peraltro. Adesso ci aggiungo anche le fragole, ne lascio solo un po' che per la colazione di domani, perché sono parecchie. Ta-da! Lavo le fragole, aggiungiamo anche queste. Voilà. A volte mi piace aggiungere la spremuta fresca d'arancia ai miei frullati al posto del latte di mandorla, ma oggi non ho la spremuta, quindi ci metto un po' di latte di mandorla. Ok, questi saranno sicuramente due frullati, non uno, perché ho messo un sacco di roba. E poi aggiungo, giusto per dare un pochino più di densità, anche se c'è già la banana che renderà il nostro smoothie bello denso, però aggiungo proprio un pochino di questa Mild and Creamy, è uno yogurt vegano sarebbe, è della Alpro, ed è molto molto cremoso, vi faccio vedere. Ok, basta, già ne ho messo troppo. E adesso pronto, frullo tutto ed è pronto. Per questo adoro gli smoothie, adoro i frullati, perché sono super sani. Anzi no, andiamo ad aggiungerci ancora semi di chia, come al solito. Ok. E un pochino di cocco grattugiato. Non troppo, perché sennò è troppo dolce. Voilà, adesso sì che ci siamo. E vi dicevo, proprio per questo mi piacciono un sacco i frullati, gli smoothie, perché
Si fanno in 2 secondi, sono super veloci da fare, ma sono super super sani e buoni. Quindi frulliamo il tutto ed abbiamo fatto. Frullato pronto, assaggio in diretta. Avrei potuto aggiungere ancora un po' di banana, sarebbe diventato ancora più denso, però come al solito buonissimo. Mi avete chiesto, ragazzi, di farvi più compagnia, specialmente per quelli che sono in lockdown, di fare video lunghi, vlog lunghi, quindi ci provo. Adesso mi metto a lavorare al computer, ragazzi, perché come sempre la domenica mi ritrovo con 40 email, 50 email e voglio rispondere assolutamente a tutti prima appunto che arrivi il lunedì mattina, in modo che tutti abbiano la risposta, tutti, quasi tutti, spero di riuscire, in modo che abbiano la risposta appunto lunedì mattina appena rientrano in ufficio. Quindi ne abbiamo in questo momento, vi dirò, anzi guardo direttamente dal cellulare, ne ho attualmente 38, quindi c'è un bel po' di lavoro, un bel po' di email, un bel po' di fatture, un bel po' di contratti, quindi ci vediamo tra un po', ragazzi. Penso che sia arrivata l'ora di dare la pappa ai gattoni, vero gatta Stellina? Penso proprio che sia arrivata l'ora della scatoletta. L'ora della scatoletta, sì, 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 sì. Che cosa abbiamo oggi, ragazzi? Allora, oggi la casa offre. Oggi abbiamo sempre quelle di Almo Nature, mi piace un sacco questo brand. E questo è petto di pollo. Va bene? Sì? Ok. Ecco qua, mezza scatoletta a gatto Denver, mezza scatoletta a gatta Stellina. Allora, questo per gatta Stellina. Aspetta gatto Denver, aspetta gatto Denver, aspetta gatto Denver. Mamma mia, è incredibile. Tieni gatto Denver, tieni, tieni, tieni. Tieni, tieni. No, quello non ti va, vuoi quello di gatta Stellina. Ma dai, è la stessa identica cosa. Ok, ok. Io invece per cena oggi qualcosa di super semplice che avevo già pronto, e questa è la quinoa, è un piatto di quinoa fredda con mais, olive, carote e basta, insomma, e l'ho condita solo con un po' di olio di oliva. Quindi buon appetito a me. Sono riuscita a trovare il film che è The Turning, è un horror, è la stessa trama della serie TV Netflix Bly Manor, che mi era piaciuta tantissimo, quindi sono molto curiosa di vedere, perché poi era ispirata ad un libro, no? Quindi questo invece è il film che è stato ispirato sempre allo stesso libro, quindi sono molto curiosa di vedere com'è, quindi mangio la mia quinoa e guardo il film. Gatta Stellina, guarda anche tu il film. Fuori nel frattempo c'è il diluvio universale, ragazzi, spero che non mi piova di nuovo in casa. Gatta Stellina, che vuoi? Vabbè, accarezzami una volta e basta. Aggiornamento, il film mi sta piacendo molto, ragazzi, e adesso sapete che vi dico, vado a mangiare l'ultima fetta della mia torta di compleanno. In realtà ne sono rimaste altre due, una per Demelza e una per Vic, e questa, tere! In realtà si è tutta un po' distrutta, quindi non sarà bellissima da vedere, ma l'avete vista su Instagram, quindi potete andare su Instagram a vederla intera. Sì, effettivamente si è spiaccicata un bel po' nel trasporto, però fa niente, insomma, il sapore è buonissimo lo stesso. Ok, sono riuscita più o meno a ridarle una forma decente. Che gigantesca veramente questa fetta di torta, mamma mia, sono 3 in 1. E allora è fatta con crema alla vaniglia, all'interno anche c'è la crema alla vaniglia, ma ci sono anche i pezzettoni di fragole, ed era anche guarnita con un sacco di frutta. Ok ragazzi, ora della nanna. Il film mi è piaciuto tantissimo, ma non voglio spoilerare niente, però se l'avete visto scrivetemi nei commenti che cosa ne pensate, se vi è piaciuto di più il film oppure la serie TV su Netflix. Adesso voglio farvi vedere che prodotto uso sui brufoletti, e questo lo metto sempre la sera se ho imperfezioni eccetera, lo metto di sera. Adesso capirete il perché è un prodotto che non si può indossare durante il giorno se appunto ti vede qualsiasi persona, perché
Allora è questo, ragazzi, non vi preoccupate comunque, perché basta farlo asciugare una decina di minuti, dopodiché appunto si asciuga completamente, non lascia segni sul cuscino o sulle lenzuola. E adesso vado solo ad applicare ancora la mia crema idratante. Io adoro la Mer, non so se avete mai visto i video in cui ne parlavo, ma è un brand per la skincare che è tra i migliori al mondo, e questa è la loro crema, questo è il mini size in realtà della loro crema, la classica moisturizing cream, e vado ad applicarla dove la mia pelle è più secca, ed è sempre questa zona delle sopracciglia. Questa è super idratante, quindi la uso soltanto la sera, la applico appunto solo nelle zone in cui la mia pelle è più secca, non vado ad applicarla sulla zona T perché è un pochino troppo idratante. Poi ne applico un bel po', e questo è tanto per questa crema perché è molto, la scaldo un po' tra le dita, e poi vado a stenderla anche sul collo. Ok ragazzi, io adesso mi metto al montaggio di questo video qui sul mio lettone comoda comoda, mi metto a lavorare al nuovo video e poi vado a nanna. Quindi mia family, io vi mando un bacio grandissimo, vi do un abbraccio fortissimissimissimissimo come sempre. Spero che sia abbastanza lungo questo video perché so che vi piacciono i video lunghi. Quindi a domani mia family, bacio grande, vi aspetto alle 17:30, ciao!